il fondotinta col pennello, ok, ho detto, con le mani, beh, insomma, se lo stendi bene, stendilo con le mani, oppure si stende anche con la spugnetta. Voi riuscite a vedere? Se non vedete da qui, vedete dal video, ma... Allora, generalmente, le occhiaie, se usi il fondotinta giusto, come ti chiami te che hai chiesto delle occhiaie? Costanza. Costanza, vai, che ce ne vorrà tanta. Se usi il fondotinta giusto, e del colore giusto, e soprattutto un fondotinta che ha una coprenza buona, non dico un cerone, però che ha una coprenza buona, generalmente non ti serve altro per coprire l'occhiaia. Poi un'altra cosa, a livello di modella ve l'ho già detto, a livello di donna, ragazze, non vi fissate su alcuni particolari che a volte sono o da studente o da donna. Cioè, l'occhiaia che te vedi molte volte non esiste per il 90% delle persone che ti guarda e te la vedi. Allora sono tutti scemi quelli che non la vedono. Cioè, in più, l'immagine oggi non è fatta, e lo dicevo prima, di un particolare. È vero che il particolare, il dettaglio definisce, ma deve essere accanto a tanti altri dettagli. Quindi esiste la possibilità di correttore. Generalmente, e questo parlo anche per chi studia trucco o chi andrà a studiare trucco, perché mi è parso di capire che c'è anche un corso che potete fare trucco, quello che è. Generalmente tanti miei colleghi vi dicono correttore prima del fondo, eccetera. Correttore si usa dopo. E un'altra cosa che Ryan non vi dirà mai è: fate così perché lo dico io, ve lo giustifico e ve lo motivo. Il correttore si usa dopo, perché solo dopo tu riesci a capire dove va usato, quanto, ma soprattutto che colore, perché il fondotinta ti contrasta alcuni pigmenti della pelle, te ne lascia liberi altri. Una volta che ha lasciato liberi i pigmenti, magari prima eri arancione, poi diventi un po' rosa o diventi gialla, e sulla base di questo vai a capire qual è l'inflessione del correttore che devi usare. Il correttore che da molte di voi è adorato come se fosse la Madonnina di Lourdes, stateci attente, perché potrebbe essere un prodotto che rovina l'immagine. Questo lo dico anche per truccatori o truccatrici, e vi spiego anche perché. Perché se tu passi il fondo e l'occhiaia rimane, ascolta bene, passi il correttore e l'occhiaia si copre, quale prodotto dei due è più pesante? Il correttore.